Benvenuti su fisioterapiarubiera.com, portale di medicina e benessere. Il crupo della strega è un disturbo di tipo muscolare che provoca un blocco della schiena che può essere in posizione anteriore oppure in posizione laterale. Questo è un disturbo molto invalidante. Quali sono le cause? Le cause possono essere un trauma, un movimento violento, un piegamento per raccogliere un peso, ma potrebbe verificarsi anche per un movimento assolutamente innocuo, come per esempio alzarsi dalla sedia. Ora, quali sono i sintomi? Il paziente ha un forte dolore lombare. Anche se l'origine del problema non è a livello lombare, però il paziente sente molto mal di schiena. Ha una posizione obbligata, quindi è molto rigido e ha un blocco dei movimenti. Ora, per la diagnosi, di solito è sufficiente un esame medico, un esame fisico. Però il medico potrebbe anche prescrivere una radiografia per escludere una frattura, in particolare negli anziani. Qual è la terapia più adatta? Beh, ci sono dei rimedi naturali che si possono fare anche a casa. Per esempio bisogna applicare il calore, quindi bisogna fare una doccia calda, oppure si può mettere una pancera o un altro impacco caldo. In questo modo si riesce ad avere un pochino di sollievo. Però per risolvere il problema, per ridare il movimento alle articolazioni, serve o la fisioterapia o l'osteopatia. Allora vediamo per esempio una delle terapie più efficaci, più rapide, che consiste nel McKenzie. Il metodo McKenzie consiste in esercizi e posizioni mantenute che pian piano riescono a risolvere il problema. Quindi si parte con il paziente a pancia in giù. Mettiamo caso che sia piegato in avanti. Con un cuscino sotto la pancia riusciamo a mantenere questa posizione di piegamento in avanti e in questo modo lui non ha problemi, non ha dolore. Dopo 5 minuti, quando ha rilassato i muscoli, si toglie il cuscino. Sfiliamo il cuscino. In questo modo lui subito avrà dolore, poi pian piano il dolore dovrebbe un po' calare. Se non calasse, si prova a rimettere il cuscino. Con un altro po' di tempo i muscoli si tornano a rilassare. E poi si potrebbe provare anche con un cuscino di altezza ridotta, per andare progressivamente verso una condizione di paziente sdraiato prono senza cuscini. In questo modo. Da questa posizione poi si chiederà al paziente di provare a mettersi sui gomiti. Così. All'inizio non ci riuscirà, proverà ma non ci riuscirà, pian piano ce lo dovrebbe fare. Quindi all'inizio si prova con i gomiti un po' più vicini in modo da creare una minor lordosi, in modo da creare una minore estensione della schiena, poi pian piano bisognerebbe arrivare a stendere i gomiti in questo modo, a piegare i gomiti completamente. Ora, per arrivare a questo risultato ci vogliono circa 3 quarti d'ora, quindi bisogna avere un po' di tempo, ogni tanto si cerca di aggiungere, togliere il cuscino in base ai sintomi, alla sopportazione del paziente e al fatto che riesca o no a stare in questa posizione. E questo è il metodo probabilmente più rapido, perché in una prima seduta si dovrebbe riuscire già a sdraiare il paziente in questo modo. Quando si rialzerà avrà molto meno male, riuscirà a muoversi di più, ovviamente non sarà guarito, poi ci vorranno delle altre sedute, però intanto si riesce a ridare una funzionalità minima, una funzionalità necessaria al paziente. Generalmente la vera origine è il muscolo iliopsoas, che si trova in questa posizione. Quando l'iliopsoas è molto contratto, può causare una posizione obbligata in avanti perché è un flessore dell'anca, quindi tiene, diciamo, l'anca in questa posizione quando lo spasmo è veramente esagerato, quando la contrattura è esagerata, e quindi il paziente, finché questo muscolo è così teso, non riesce a stendere la gamba. Con un lavoro muscolare a questo livello e le manipolazioni vertebrali si può riuscire a dare il movimento al paziente, anche questo in un tempo abbastanza breve. Grazie per l'attenzione.